Cari chitarrnauti, ciao e bentornati sul nostro canale di YouTube e su lezionichitarra.it. Qui è Claudio che parla. Allora, oggi torniamo ancora su uno dei nostri preferitissimi, ovvero il grande David Gilmour dei Pink Floyd, e in particolare su un assolo noto e stranoto, amato e stramato, ok? Cioè il primo solo di Comfortably Numb. Me l'avete chiesto, strachiesto mille volte. Ho pubblicato la parte ritmica di Comfortably Numb e mi avete detto, Claudio, fai l'assolo. Eccolo qui l'assolo, anche se so già che ci sarà tanto. Ci saranno tanti di voi che mi diranno, Claudio, ma fai il secondo assolo? Perché quando faccio una cosa, voi subito immediatamente me ne chiedete un'altra. Però, insomma, cerchiamo di fare una cosa per volta. In questo video impareremo il primo assolo che è bellissimo, molto lirico, molto melodico e mette in luce alcune delle caratteristiche di questo splendido chitarrista. Io vi chiedo sempre di partecipare alla condivisione delle mie lezioni per aiutarmi a condividerle in rete. Vi chiedo sempre di guardare i link che ci sono qui sopra perché ci sono un sacco di risorse interessanti. Da scaricare i miei corsi, altre lezioni e quant'altro. Ora andiamo a vedere come suonare questo splendido solo. Dunque, due note introduttive per quanto riguarda il suono di David Gilmour e lo stile che ci servono per capire proprio di base come suonare questa solo, ok? Dal punto di vista del suono avremo bisogno sicuramente di una certa distorsione. Quindi un suono piuttosto distorto, ma non distortissimo, specie per questo primo assolo, ok? Io sto suonando con il software Guitar Rig e ho impostato una distorsione a partire da lì. Puoi usare dei pedali, puoi usare un amplificatore, puoi usare anche tu un software, ok? L'importante è che ci sia una buona quantità di distorsione, ok? Ma non eccessiva perché non siamo in ambito heavy metal, va bene? Dopodiché avremo bisogno di un effetto di ambiente. Io ad esempio sto usando un delay. Senti che c'è una ripetizione, no? Quindi ho usato il delay per creare questo effetto d'ambiente. In più ho aggiunto un phaser per rendere il suono più mosso. Quindi senti che c'è una sorta di onda sul suono, molto leggera, e non so se tu la riesca a percepire, però sta di fatto che poi nel suono rende molto. David usava l'Electric Mistress dell'Electro Harmonix per ottenere questo effetto. Noi oggi stiamo usando un phaser, ok? Potresti usare un phaser, potresti usare anche un flanger, anche se non è proprio l'ideale, però ci vuole di fatto un effetto di modulazione che muova un pochino il suono. Tutto questo aggiunto chiaramente all'utilizzo della leva per rendere più espressivo e un gran tocco sui bending, che poi è la maggior questione di interesse quando analizziamo un solo di David Gilmour. Andiamo ora a vedere la parte. Allora, il solo si apre con qualcosa del genere. Ok, quindi la nota sarà un quattordicesimo tasto sul micantino, ok? Ma non andrà presa netta direttamente così. Andremo a toccare anche le altre corde, per esempio il Sol e il Si, stoppate. Qualcosa di questo tipo, quindi con queste due dita andremo a stoppare le corde più gravi rispetto al micantino per poi andare a far suonare solo il micantino. Non è solo questo perché David spesso arriva anche un pochino dal basso, quindi fa questo. Ok, una roba di questo genere, ok? Per andare poi ad approcciare questa prima nota, ok? Contestualizziamo un attimo, siamo in tonalità di Re maggiore, quindi questa frase per esempio sarà su questo tipo di pentatonica. Questa è la scala utilizzata per questa prima frase, ma è anche vero che per il resto dell'assolo poi ci si muoverà molto pensando agli accordi, e questa è una cosa che sia io ti ho detto mille volte, che anche Gilmour utilizza e tanti altri chitarristi utilizzano sempre. Quindi diciamo l'idea di scala viene un pochino messa da parte e si tende a ragionare molto di più su quelli che sono gli accordi della base, ok? Quindi dicevamo, andiamo a prendere questa nota che subito viene fatta vibrare con la leva, ok? Dopo abbiamo un bending di un semitono, sempre sul micantino, per poi andare su un altro bending, sul quindicesimo tasto del Si, ok? Ok, dopodiché scendiamo col bending e abbiamo questo arpeggio sull'accordo, quindi qui per esempio dovremmo schiacciare con lo stesso dito, nella fattispecie il dito 2, il quattordicesimo tasto delle corde Si, Sol e Re. Ed è quindi un arpeggio di La maggiore, come se io suonassi un La maggiore qui, ma un'ottava più in alto. Ok, quindi rivediamo un attimo. Per poi chiudere sul dodicesimo tasto della corda Re e un bel vibrato con la leva. Ok, dopo si riattacca uguale, quindi si attacca ancora con la corda micantino, ma subito il bending.
e subito l'altro bending. Quindi diciamo che l'attacco del primo giro e l'attacco del secondo giro sono abbastanza simili, ok? Scendo ancora, ancora arpeggio. Però poi c'è tutta questa sequenza che adesso vediamo, ok? Quindi vediamo lentamente. Scendo dal bending, arpeggio. Vado sul dodicesimo tasto della corda re. Undicesimo tasto, nono tasto, settimo tasto, tutto sulla corda re, ok? Quindi diciamo idealmente abbiamo il bending sul micantino, il bending sul si, l'arpeggio su tre corde, sulle corde si, sol e re, e dopodiché una lunga sequenza sulla corda re a scendere, ok? Quindi rivediamo un attimo tutto lentamente fino a qui. Scendo, arpeggio, sequenza sulla corda re. Ok, arrivati qui avrò questo. Quindi sulla corda sol, al nono tasto, avrò un bending di un tono e mezzo. Quindi un'altra caratteristica tipicamente gilmouriana, ok? Quindi abbiamo un bending di un tono e mezzo, poi un doppio bending, scesa dal bending, è un pull off dal nono al settimo tasto. Ok, questo doppio bending mi è rimasto un pochino in testa più che altro dalle versioni live, quindi diciamo che questa versione che ti sto facendo vedere è al 90% riallacciabile alla versione originale del disco, con qualche spunto preso dai live di David, che suona sempre in maniera leggermente diversa agli assoli. Ok, quindi rivediamo ancora una volta lentamente. Secondo giro, bending, arpeggio, arrivo qui, bending di un tono e mezzo, poi doppio bending, scendo, pull off, ok, dopo abbiamo questo. Quindi tutto sulla corda sol abbiamo tasto 11, tasto 9, con un pull off. Prima di tornare ancora al 7, sempre sulla corda sol. Ok, poi abbiamo questo fraseggio. Molto bello, quindi partiamo dalla corda sol, tasto 9 con un pull off, sul tasto 7, poi tasto 9 sulla corda re, tasto 7 della corda sol, tasto 9 della corda re, tasto 11, e un bending molto molto lento. Quindi la frase è questa. Ok, prima della frase finale che è questa. Ok, quindi qui abbiamo tasto 15 del micantino, tasto 14, tasto 12, poi tasto 15 del si, tasto 12 del si, tasto 12 del sol, tasto 12 del re. Quindi qui abbiamo un arpeggio simile a quello che prima facevamo in la, ma sull'accordo di sol. E poi dopo andare sul tasto 10 e tasto 9 della corda re. Quindi rivediamo questa frase. La cosa interessante è che David suona queste frasi sempre con la leva in mano, quindi ogni tanto per esempio succedono cose di questo tipo. Ok? Quindi per esempio questa nota, al tasto 15 della corda si, viene arricchita premendo la leva quasi mentre suono. Adesso lo sto un po' enfatizzando, lo sto marcando di più per farti capire il concetto. Poi abbiamo questo. Qui siamo già arrivati in quel punto dove l'assolo sfocia insieme alla voce, quindi è già rientrata la voce nel ritornello. E queste sono proprio le ultime note quando è già rientrata la voce, ok? Poi c'è un altro bending di un tono, poi un altro doppio bending, e poi questo. Quindi qui siamo tornati esattamente nella zona dove eravamo già stati prima, qui sul settimo, sul nono tasto, e andiamo a risuonare le stesse idee, perché c'è ancora un bending di un tono e mezzo e ancora questo bending doppio di un tono, poi successivamente, ok? Andiamo ora a rivedere tutto lentamente. Thank you.
Bene, spero che tu abbia apprezzato questa lezione su uno degli assoli più lirici e più melodici che la storia del rock ci abbia regalato. Sicuramente tratteremo più avanti anche il secondo assolo. Ho già iniziato a impararmelo per filo e per segno e a trascriverlo, quindi non temete, arriverà anche il famoso secondo assolo di Comfortably Numb. Per adesso imparatevi e godetevi questo primo assolo. Noi ci vediamo per la prossima lezione settimana prossima. Ciao, buona chitarra e a presto!